io vorrei iniziare a chiedere agli ospiti, abbiamo la professoressa qui appunto meno Loretta Di Giovine, docente di diritto penale dell'Università di Foggia, l'avvocato Mario Arienza di Foro di Foggia, avvocato penalista, l'avvocato Valerio Vinelli, abbiamo anche due avvocati, ne sono contento di questo, lo dico anche da avvocato io stesso. Valerio Vinelli tra l'altro è consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Foggia ed è anche componente presidente dell'IONSOST Foggia. Volevo chiedere a loro, ovviamente sono qui con Carlo Bodini, volevo chiedere a voi innanzitutto da osservatori, anche con ruoli istituzionali o di analisi di ricerca, come mai questo livello così alto di omertà segnalato prima da Carlo Bodini, che addirittura supera quello di territori a presenza mafiosa storica e radicata, come mai questa omertà così forte? Qual è secondo voi la vostra percezione? Forse non sono la persona più indicata a dare la risposta, perché è una scusa. È un dato che comunque può essere interessante. Diciamo, vedere quello che è in realtà appunto l'emersione del fenomeno è recente, perché probabilmente anche il fenomeno rispetto ad altre mafie storiche è relativamente recente, ma la storia che ha Cosa Nostra, quindi è un qualcosa di diverso, come è stato giustamente evidenziato, con tratti anche più arcaici, più asserati, più sanguinari, quindi anche più pericoloso, però è relativamente recente. Voglio pensare, da una forgiana, che dipenda semplicemente da questo, che sia una questione di tempo e di presa di coscienza. Posso fare un piccolo passo indietro, perché mi sono accorta di aver fatto una gaffa, nel senso che il Presidente mi aveva chiesto di portare i saluti della direttore di dipartimento Donatella Curtotti, sino io in realtà ho declinato l'invito perché sono molto ritrosa, meglio Loretta Di Giovine, poi ho pensato che invece a Donatella Curtotti sarebbe piaciuto portare questi saluti e testimoniare, diciamo, la presenza dell'università. Questo è un incontro sui generis rispetto a quello che organizziamo, però parlo come studiosa del diritto penale, direttore di dipartimento, una studiosa della procedura penale, e allora abbiamo perfetta contezza, come dire, dei punti di forza del sistema giuridico, che sono innegabili, voglio dire, quindi non vorrei che passasse un messaggio pessimista anche su questo. La legislazione antimafia, che è nata soltanto negli anni 80, ha avuto un sviluppo fortissimo negli anni 90, ha consentito di fare molto, ma che non è sufficiente, ed è questa la ragione per cui noi siamo contentissime, parlando come sue, di ospitare questa iniziativa, perché la legge senza, diciamo, una coscienza civica dietro, senza un appoggio da parte dei cittadini, senza una condivisione, quindi un risveglio delle coscienze, non serve a molto. E ci piace molto che, come dire, questo evento sia indirizzato proprio ai più giovani. Mi si consente ancora di scorrere, voglio abusare, diciamo, un attimo del mio ruolo, perché mi sono venute delle suggestioni in base agli interventi che sono stati fatti precedentemente a proposito ad esempio della confisca, del valore simbolico della confisca. La confisca plasticamente rende l'idea di qualcosa che deriva a un fortissimo legame con un reato, e che poi l'oggetto della confisca può essere riutilizzato per diciamo un importante scopo sociale. Ora, a me piace pensare che questo possa accadere anche delle persone, anche dei peggiori delinquenti, anche dei mafiosi, forse non è così, ma prima ho sentito dei riferimenti alla necessità di una lotta cieca e di un'esclusione, questo è ovvio, direi che è assolutamente scontato, ma il problema della mafia consiste da sempre in questo. Non sono un'esperta della mafia foggiana, però per quello che ho letto, il problema è che si tratta ormai di organizzazioni professionali così dotate di anticorpi al loro interno che, tolto un capo, se ne fa un altro fondamentalmente. Allora il pericolo è che se noi, di una rigenerazione dall'interno di una struttura criminale che in questa prospettiva diviene praticamente impossibile debellare, perché nel momento in cui io faccio anche degli arresti importantissimi, poi si autorigenera. Ed allora mi piace pensare, vi ripeto da estranea, che questa non sia una sorte, come dire, inevitabile, cioè non sia un destino ineluttabile. Mi piace pensare a quello che ha detto il Vescovo in apertura, cioè che
che non sono cristiani quelli che si fanno il segno della croce prima di uccidere qualcuno, questo è ovvio, però che questo è un segno di disingaggio morale, cioè un modo di autoassorbersi, perché evidentemente questo significa che in fondo hanno una coscienza. Se sentono il bisogno di assorbersi è perché hanno una coscienza, perché evidentemente sanno, anche loro, nel loro mondo sbagliato di valori, che stanno facendo male. E se è così, voglio solo dire questo, al di là delle cose tecniche, dei discorsi tecnici, vuol dire che la battaglia, che è una battaglia, che la battaglia si può vincere. Chiaramente non può che dipendere, o almeno diciamo, questa è la media, dal tessuto sociale, cioè l'omertà è strettamente legata non soltanto dall'atteggiamento dell'autore di determinate condotte di reato, ma è determinata dal tessuto sociale, cioè da un non sentire un senso di protezione non soltanto delle istituzioni, ma anche dallo stesso cittadino che si ha accanto. Quindi si può intervenire ricreando un tessuto sociale, una coscienza sociale che possa poi andare a spezzare questo cordone che lega parte sana e parte non sana della società, perché la criminalità, la mafia che fa? Cerca di creare un parastato, cerca quindi di dire quello che garantisco io, lo Stato non te lo garantisce, te lo do io. Mi piace citare questo, ma qualcosa che ho letto qualche giorno fa leggendo delle notizie di cronaca. In un'intercettazione c'era un soggetto arrestato che dice: il mio premier è Matteo Messina Denaro, che è il latitante più ricercato in Italia e forse in Europa, e lui lo identifica come premier, cioè la sensazione è proprio che quella parte diciamo si sostituisca totalmente allo Stato, e probabilmente diciamo intervenendo in maniera collaterale, quindi non nel nodo centrale, perché quando si va nel processo siamo già in una situazione di devianza. Ok, non ho cosa, ma ti interrompo perché il tuo discorso è chiaro. Da una parte che hai citato una parola forte, paura, dall'altra la presenza di un parastato, antistato. Io vorrei chiedere agli insegnanti e ai ragazzi se vogliono, non so, siete stanchi perché siamo ormai verso la conclusione, ma questo sentimento di paura è davvero così presente nella nostra città, nella nostra comunità? È giusto e corretto dire che c'è paura? Ho sentito un sì incredibile, chi l'ha detto? Se vi alzate non sarebbe un male. Quindi c'è questo sentimento di paura? Sì, adesso ero un po' più netto. E a cosa è collegata questa paura? Io prima ho parlato di una mia ingenuità bergamasca, vengo da Bergamo. Foggia la conosco, è la mia seconda città, una città che amo molto, però ancora non la conosco così a fondo. Qual è la paura più forte in questo territorio, vivere in questa città? Perché l'avvocato Iezza ha parlato di subito di paura? Valerio, lascio a te le rivinelli, se ci fai aiutare a sciogliere questo rebus, perché si ha paura di vivere in questa città? Ne parlavo prima anche Giovanna per una Panunzio, nonostante la paura, a volte mi fanno una Panunzio, siamo rimasti a Foggia, non ce ne siamo andati via. Sì, allora intanto buongiorno a tutti, e consentimi prima di rispondere alla tua domanda di ringraziarti per il coinvolgimento in questo incontro. Perché non solo ci dà modo di fare veramente dell'antimafia, ma perché siete stati i primi, come associazione, a
rendere continuativa, sistematica, sistematico il ricordo di Giovanni Panunzio, quindi organizzare eventi come questi che dal mio punto di vista sono la base della riscossa del nostro territorio. E vi dico perché. La paura c'è ovviamente, ma oltre alla paura credo che povertà e tutte le problematiche legate ai mancati denuncia siano strettamente collegate a problemi atavici del nostro territorio e anche di grande sfiducia nei confronti delle istituzioni, nei confronti delle forze dell'ordine. E quindi necessario da parte di tutti noi, e oggi siamo qui a parlarne, è necessario una reazione. È bello oggi vedere i ragazzi delle scuole, perché è da loro che deve partire la riscossa del nostro territorio. C'è bisogno fortemente di un'azione di prevenzione culturale, perché è tutto lì il problema della mafia. C'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di buona politica, c'è bisogno di speranze, c'è bisogno di rispetto delle regole e dei diritti. La mafia, la forza della mafia è fuori dalla mafia, perché la mafia gode della povertà, del tessuto sociale, per assoldare le proprie forze. Ecco, ma secondo la tua percezione ci sono questi sacchi di povertà, di marginalità sociale? Io sento parlare sempre delle periferie di questa città, diciamo 60.000 abitanti. Tra l'altro mi piacerebbe, ne parlavo con Antonio due giorni fa, mi piacerebbe anche che ci fosse un lavoro di analisi dei flussi elettorali, ad esempio, giusto per parlare anche di connessione tra mafia politica. Un'analisi dei flussi elettorali di questa città che non è mai stata fatta, tra l'altro, per capire anche le dinamiche del voto elettorale e del voto di scambio, che è per fatto notorio preponderante anche in questo territorio. Assolutamente. Tu hai parlato di buona politica. Buona politica sì, è qualcosa di fondamentale. Diciamo che la maggior parte dei problemi, credo una grossa fetta di responsabilità del fenomeno mafioso, non solo a Foggia ma in tutta Italia, è legato alla cattiva politica, alla mancata attuazione dei principi costituzionali, alle diseguaglianze sociali, che faceva riferimento prima il dottor Bonini se non sbaglio, alla mancanza di lavoro, alla mancanza di servizi. È chiaro che in una città che storicamente non ha grosse forze economiche, grosse risorse economiche, la mafia, il guadagno facile diventa un richiamo molto semplice. Quindi lavorare sulla buona politica significa offrire servizi, offrire lavoro, dare opportunità di vita, dare futuro, speranza, sogni a questi ragazzi che domani potrebbero o concorrere in un facile, come dire, una facile fuga verso questo tipo di miraggi, di soldi facili dati dai mafiosi, o magari andare fuori. Quindi l'invito, ecco, che mi sento di fare, visto che ci sono tanti ragazzi probabilmente ai margini di 18 anni, è anche in questo di avere consapevolezza. Quel giorno che andrete a votare, non andate a votare chi vi avrà fatto il favore o chi l'ha fatto a papà o chi sperate che domani mattina vi faccia il favore, perché quella è cultura mafiosa. La scorciatoia per arrivare all'obiettivo, la raccomandazione, tutto quello che non è merito, non è studio, sacrificio, impegno proprio, è fuori dalle regole, è fuori dalla legalità, e quindi è male. Quindi scegliete bene, scegliete coloro che vi daranno garanzie di professionalità, di impegno, che vi daranno, e poi potete porre veramente la fiducia che possano fare qualcosa nell'ambito delle regole, quindi per il vostro territorio. Tra l'altro, perché poi a Foggia nessuno parla pubblicamente, ma tutti parlano sempre sottovoce, quindi come presidente di un'associazione intitolata Vittima di Mafia, le cose che mi vengono a raccontare, ho scoperto, ripeto, nella mia ingenuità bergamasca, ma non è che vedremo queste cose che non succedano, ho scoperto che a Foggia la tariffa per la vendita del voto può scendere anche a 30 euro, soprattutto nelle fasce degli elettori più giovani. Quindi varia da 50 a 30 euro vendere il proprio voto, per non parlare magari di case più importanti di voto di scambio, di voto clientelare.
mentre le tariffe per vendere un posto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato tramite anche concorsi può arrivare anche al 30%, cioè ci sono così, si racconta ovviamente sempre nelle segrete stanze dei territori. Ragazzi, queste cose riguardano voi, perché poi ritroverete voi a vivere queste cose. Un giornalista molto noto in città, Piero Pacello, direttore dell'attacco, pubblicamente tra l'altro ha fatto anche l'elenco dei raccomandati al CUP, nei vari CUP della provincia di Foggia, raccomandazioni legate a noti esponenti politici. Quindi io forse sono stato un po' troppo pessimista, non è vero che a Foggia le cose non emergono. Un pochino, qualche bolla di ossigeno sembra risalire dalla superficie, e qualcosa magari comincia ad uscire. Poi magari ci potrebbe essere anche l'effetto valanga, quindi si inizia con piccoli passi per poi essere travolti. Questa è la città anche di recentissime interdittive mafiose, fatte emanate dal prefetto di Foggia nei confronti di gruppi imprenditoriali anche molto noti, molto forti. Ci sono stati due scioglimenti importanti che sono susseguiti da altri due precedenti, parlo dei comuni di Monfredonia e Cerignola, in cui i consigli comunali sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Quindi in due realtà anche cittadini importanti, si parla di 40.000-50.000 abitanti. Però io dicevo prima, Carlo Bonini, segnalavo questa difficoltà, questa anche fatica che viviamo anche nell'associazione Palunzio, di parlare di mafia in questa città. Ho parlato di politica perché nel corso di un dibattito preelettorale organizzato da noi sui temi della legalità e dell'antimafia, la società cosiddetta civile, responsabile di Foggia, non ha partecipato in grande numero, perché è difficile penetrare con questi temi nel tessuto cittadino. Dal tuo punto di vista di analista, di osservatore, autore anche appunto di questa pubblicazione più recente su Mafia di Gargano, quale potrebbe essere la chiave di volta per poi arrivare ad un passo deciso? E la domanda viene fatta anche a un giornalista di un quotidiano locale: che cosa bisogna fare? Andare avanti ciecamente, con tutte le difficoltà, cambiare strategia? Ci sono delle modalità più preferibili ad altre, secondo il tuo punto di vista? Io credo che è evidente che l'impegno delle associazioni, del giornalismo, insomma, tutto ciò che consente di tenere accesa una luce è una delle precondizioni per una possibile inversione di tendenza. Dopodiché io lo dico a voi ragazzi, perché diciamo siete il futuro, è vostro. Io credo che è sufficiente guardare gli indicatori diciamo così, della salute economica e sociale di questo territorio. Io credo che per il tipo di mafia che insiste su questo territorio, che è una mafia particolarmente parassitaria, che non tiene in alcun conto paradossalmente neppure il corpo di cui è parassita. Voi dovete pensare che la caratteristica della mafia foggiana a Foggia, in questa città, vengono fatte le estorsioni con un metodo che non conosce uguali al mondo, perché è un metodo apparentemente illogico. Normalmente se io devo estorcere del denaro a qualcuno, un imprenditore, un commerciante che ha un'attività commerciale, la mia preoccupazione è che quell'attività commerciale non muoia, perché se quell'attività commerciale muore, l'imprenditore non potrà pagare il pizzo. Ecco, a Foggia avviene esattamente il contrario. La mafia schianta l'imprenditore e il commerciante. E lo schianta all'inizio, cioè la minaccia mafiosa si presenta normalmente con un'aggressione alla, diciamo così, all'attività economica del futuro storico. Al punto che questa è l'unica città d'Italia, e forse d'Europa, in cui i potenziali estorti
vanno a cercarsi gli estorsori prima ancora che gli estorsori bussino alla loro porta. Allora io credo che non c'è un futuro, non c'è nessun futuro ovviamente nella convivenza con questo tipo di mafia. Penso, mi auguro naturalmente che non sia così, cioè mi auguro che le parole di Bruciotti a un certo punto facciano breccia nelle coscienze della vostra generazione, di quella che vi precede, e cioè quando lui dice il cambiamento siamo noi. Se voi aspettate che qualcun altro vi risolva il problema non lo troverete, ma non lo troverete perché il problema è un problema come quello mafioso, non è questione come dire, che si risolve soltanto aumentando carabinieri, poliziotti e magistrati. Ma credo che diciamo se ci sarà un punto, il punto sarà quello in cui a questo territorio mancherà l'aria, mancherà l'acqua. L'Italia è un paese, come dire, che si è posto il problema della corruzione politica nel 1992, quando il sistema collassò semplicemente perché la corruzione non era più un dato sostenibile dal sistema. Le società, diciamo così, si ribellano al gioco mafioso nel momento in cui vivono sulla loro pelle l'insostenibilità di una convivenza. Io credo che questa città e questa provincia si stia avvicinando molto velocemente a quel punto. Io credo che a un certo punto quindi qualcosa si muoverà, scatterà, perché sarà una questione di sopravvivenza. D'altra parte, diciamo, a questa città, lo dico perché oggi diciamo, un alibi è venuto meno. Negli ultimi 3 anni lo Stato centrale ha concentrato degli sforzi in termini di risorse, di forze dell'ordine, magistrati, qualità diciamo, della presenza delle forze dell'ordine su questo territorio. Ma è evidente che la mafia non è solo un problema di ordine pubblico, non è un problema di polizia. E quindi diciamo non è pensabile, io mi ha colpito tempo fa, credo forse un mese fa, 3 settimane fa, un richiamo fatto dal nuovo prefetto di Foggia al tessuto produttivo della città, no? Agli imprenditori della città. Mi ha fatto impressione questo prefetto di guardarmi negli occhi questi imprenditori, ha detto voi sapete le stesse cose che so io. E quindi dobbiamo decidere insieme, o con me, cioè o con la legalità, o dall'altra parte. Non c'è più spazio per restare in mezzo, per far finta di non aver capito o per far finta di non sapere. Io penso che a Foggia questa alternativa si stia rapidamente avvicinando, anche perché la città si sta impoverendo, la città si svuota, si impoverisce. E questa è una delle zone che ricordo più ricche d'Italia, cioè è diciamo, una zona che dal punto di vista della solo la produzione agricola è tuttora considerato il granaio del paese ed è tra i granai d'Europa. Quindi non stiamo parlando di un angolo depresso d'Italia. Il Gargano è la prima meta turistica in Italia visitata ogni anno da migliaia, centinaia di migliaia di turisti, ma il Gargano è in mano ai club. Il Gargano in mano all'anno. Ci sarà un momento in cui devo dire quando il Gargano stringerà la propria legge, il Gargano morirà. E allora forse la gente del Gargano capirà che non si può convivere con le famiglie, da lontano. Grazie. Però ci sono anche problemi di orario per le scuole. Chiedo però ai docenti anche di così per chiudere un attimo dare un senso finale al nostro dibattito e a tutta la mattinata che è stata veramente lunga, quindi capisco anche la stanchezza dei ragazzi che non sono abituati magari a un tasso di attenzione così elevato, però per chiudere con i nostri ospiti alla professoressa di giovine chiedo dal punto di vista dell'analisi sulla fattispecie di reato in quell'articolo 416 bis del codice penale introdotto dagli inizi anni 80 e che descrive anche in modo quasi sociologico
quale deve essere, quali sono i requisiti affinché si possa parlare di un'associazione delinquente di stampo mafioso. Le chiedo, anche se lei prima ha detto sono più un tecnico del diritto che un analista dei fenomeni sociali, ma chiedo proprio una percezione, così a prima impronta, qual è tra gli elementi del 416 bis, l'elemento preponderante a suo parere, nell'ambito di questa nuova mafia, della quarta mafia, la mafia foggiana, che è così, così recente, tra l'altro non è una mafia storica. Qual è l'elemento preponderante? Il controllo del territorio, l'assoggettamento del sistema economico, un voto di scambio, l'omertà, l'intimidazione? Ce la vediamo tutte, nel senso che l'articolo 416 bis, che era nato storicamente, fotografando una parte del fenomeno di Cosa Nostra, non tutto. Perché Cosa Nostra è un apparato simbolico culturale, tra virgolette, ragazzi, silenzio per cortesia. In realtà il 416 bis parla di un vincolo di più persone che si avvalgono dell'intimidazione del vincolo associativo e sfruttano le condizioni e dell'assoggettamento e dell'omertà che deriva da questa intimidazione. Quindi la mafia foggiana le caratteristiche ce l'ha tutte, lo so che forse perché voleva sentirsi dire che prevalente il carattere dell'omertà, che anche, diciamo, discende un po' dal nostro tratto psicologico di rassegnazione, per questo lo devo dire, insomma, anche per ragioni di carattere storico, non che questo rappresenti una giustificazione, anzi, rappresenta e deve rappresentare un impulso per andare avanti e cercare di superare determinate contingenze. Solo un'altra nota, perché il tempo lo so è pochissimo, il problema non è tanto il 416 problema è quello di cui stavate parlando prima, cioè la contiguità compiacente, e quindi è un qualcosa che potrebbe entrare nell'area del cosiddetto concorso esterno, che è l'emblema di tutti i problemi. No, non è poco, ed è anche giuridicamente l'emblema, diciamo, dei problemi, perché lì si vive il sottile distinguo che c'è tra l'essere vittima e l'essere, come dire, correi rispetto a un sistema criminale. Sì, però vi faccio vedere. Allora, due ultime velocissime di battute con Mario Ienza. Vi ha detto, avvocato penalista, prima Carlo Bonini citava il titolo del suo libro Ti mangio il cuore, che era riferito tra l'altro ad un avvocato di un esponente di rilievo delle consultorie mafiose, ma l'avvocato penalista, ti chiedo, ci sono ancora procedimenti penali, processi per reati di mafia rilevanti qui nel territorio di Foggia? Ti chiedo, lo so, per una domanda un po' difficile, di assumere in due battute, nell'ambito appunto della qualità di questi procedimenti penali, non tanto dal punto di vista tecnico, ma anche della caratura dei soggetti coinvolti. Sì, ci sono tanti processi per mafia. A Foggia uno partirà proprio domani presso il tribunale di Foggia. Il problema è che i processi per mafia sono ancora troppi dal 97, che è l'anno in cui la società foggiana, si chiama così la mafia foggiana, è stata riconosciuta con una sentenza ormai definitiva proprio nell'ambito del caso Annunzio. Dal 97 non sono diminuite le sentenze che hanno riconosciuto la società foggiana, quindi significa che la mafia c'è ancora e che il processo non è la sede per sconfiggere la mafia, è l'ultimo stadio in cui si arriva, ma se non si combatte prima in prevenzione, in cultura, la mafia non si affronta, non si vince, non si sconfigge nel processo, non si sconfigge con l'avvocato, con la magistratura, perché l'avvocato nell'ambito del processo, questo è un aspetto che forse sfugge, anche l'avvocato del mafioso non è mafioso, anche l'avvocato del mafioso cerca di rispettare le norme, l'avvocato del mafioso deve, questo è un aspetto che ci tengo a chiarire, perché basta aprire Facebook oggi e ogni qualvolta c'è una notizia di cronaca un po' più importante, c'è un omicidio, c'è una violenza sessuale, c'era un arrestato per mafia, l'avvocato viene equiparato all'assassino, al violentatore, al mafioso. E questo significa, diciamo, non cogliere la portata del diritto di difesa, che è un diritto costituzionalmente garantito,
e la difesa è garantita a tutti i cittadini e quindi diciamo è un qualcosa che tutela tutti nell'ambito del processo. L'avvocato che nell'ambito di un processo per mafia può trovarsi anche dall'altra parte, può trovarsi anche dalla parte delle vittime, può trovarsi a tutelare gli interessi delle associazioni che combattono la mafia e quindi dare un supporto ancora più importante a quelle vittime che magari, lo abbiamo detto prima, per paura, per quel senso di diciamo, omertà ancora presente, hanno timore a presentarsi direttamente nel processo. Tra l'altro Mario Aiezza anche studente di Alta Foggia, una realtà giovane per tanti di Foggia, una realtà che collabora molto con noi già da quando siamo nati e devo ringraziarli perché, ripeto, non è da tutti, così come devo ringraziare Valerio Minelli, anche lui già presidente di Alta Foggia, coordinatore regionale sempre di AIGA e oggi qui anche come consigliere dell'Ordine degli Avvocati. Noi abbiamo avuto difficoltà, scusami, ovviamente mi riguarda perché tu sei stato eletto pochi mesi fa. Noi abbiamo avuto difficoltà anche a avere un esponente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cioè li abbiamo sempre invitati tutti gli anni, ma non ci hanno neanche risposto. E ho avuto conoscenza che un esponente dell'Ordine non sapeva nemmeno che fosse Giovanni Paluzza. Così come abbiamo invitato tutti gli anni il Presidente del Tribunale, senza mai avere risposta, abbiamo invitato sempre il Procuratore della Repubblica che ci ha risposto, si è scusato, non poteva venire. Che ci sia un esponente di un ente istituzionale è per noi importante perché dà senso anche del fatto che non siamo così isolati e così soli. Lascio a Valerio l'ultima parola, l'ultima battuta finale. Ringrazio innanzitutto tutti voi per essere stati qui con noi. Scusate. Ringrazio soprattutto Carlo Bodini per che è arrivato apposta da Roma e che partirà tra qualche ora. Io il tempo purtroppo è stato poco, abbiamo avuto anche qualche ritardo. Lo invito nuovamente a venire a Foggia nei nostri prossimi incontri. Valerio, sì, questo ruolo dell'istituzione. Su quest'ultimo aspetto consentimi di scusarmi magari anche a nome del precedente Consiglio dell'Ordine e ovviamente mi farò portatore di questi messaggi, senz'altro con una di quelle che sono le commissioni che da qui a pochi giorni stiamo costituendo, quella per la legalità, sicuramente cercheremo di creare un contatto, un legame per proseguire questo tipo di iniziative. Per concludere, ragazzi, vorrebbero che dicessimo buon pranzo. Ovviamente è quello che diceva la mia ragazza prima, veramente un minuto. Che sono testimone diretto, è un problema veramente serio, è stato vittima anche lui di insulti su Facebook per aver difeso un presunto omicida indiano, gli è stato detto addirittura vattene in India con lui, portatelo a casa. E come questa, che ora è una battuta per stemperare il finale, purtroppo sono tanti casi in cui non viene riconosciuta la funzione dell'avvocato. Io come appello finale, mi grava il Presidente, posso dire, avendo la fortuna di avere i ragazzi, andate qui fuori e siate tutti i giorni paladini dell'antimafia, con i vostri comportamenti, nel rispetto delle regole, cercando di costruire una politica diversa e cercando se possibile di denunciare. Non capiterà a tutti, ma se avete la possibilità, denunciate questa gente che per anni ci ha levato sogni, speranze, futuro e che se lasciate agire nella nostra indifferenza continuerà a farlo per sempre e a privarci della nostra libertà di essere pensanti e liberi. Grazie agli insegnanti soprattutto e sono tanti dirigenti per portare i ragazzi, grazie a professor Sergio Giovine e grazie a Carlo Bodini. Dovremo ospiti ancora in futuro, grazie, arrivederci.